Il mercato di Mestre, a due passi dalla centralissima piazza Ferretto, potrebbe correre un serio pericolo. Il terreno su cui si posa, come ci ha mostrato un telespettatore, non sembra affatto sicuro. Io vivo in questo quartiere e vedo il deteriorarsi di certe situazioni giornalmente. Come può vedere, questa riva non ha più margine per sostenere, secondo me, un po' di mercato, dove che ogni chiosco c'ha un banco frigo, c'ha la merce e tutta la gente che cammina. Oltretutto sotto è tutto un nido di nutrie, perché qui ci saranno moltissime nutrie, perché di sera le vedo che mangiano sui rifiuti del mercato, e perciò dentro sarà tutto un cunicolo. È vuoto sotto, sicuramente è vuoto sotto, perciò non so dove appoggia il mercato. Io non sono un ingegnere, ma anche uno stolto capisce la situazione che vede com'è ridotta questa riva, cioè è una riva che non ha più supporto, non ha più niente. Non serve un esperto dunque per capire che quel terreno potrebbe cedere facilmente da un momento all'altro, soprattutto a causa delle nutrie. E ci saranno centinaia e centinaia di buchi perché ci vivono le nutrie. Le nutrie sono animali che pesano dai 1 kg a 10 kg, perché si nutrono anche bene, perché ci sono tutte le immondizie e mangiano alla sera. Sono pericolose qui, perché hanno creato un dissesto molto pericoloso. Per non parlare dei ratti, perché qui ci sono anche i ratti, perché dove c'è residui di mangiare, vengono a mangiare. Perciò è una situazione che va risolta, insomma. Nutrie, ratti, ma anche tanto degrado. Io passo 5 volte al giorno per di qua, ogni giorno, e vedo il deteriorarsi di certe situazioni. E oltretutto siamo a 200 metri da Piazza Ferretto, è una cosa indecente quello che si vede, che è uno schifo di tende, di cassettoni, di erbe, erbacce, schifezze, guardi, di tutto e ne metta di più. È un palio, che questo si potrebbe levare, non so, è tutto disastrato e cosa vuole che le dica? Questa è la situazione attuale. Una situazione che merita l'attenzione del sindaco Brugnaro, che da sempre sostiene di avere a cuore il benessere di Mestre. Si è trovato di fronte a una situazione a dir quando enorme. Sta risolvendo alcuni problemi, però questo è un problema molto importante, perché siamo a 200 metri da Piazza Ferretto e non si può lasciare una cosa del genere in queste situazioni.